Ave Maria e benvenuti a una serie di puntate in cui cercheremo di conoscere meglio Saint Charbel, la sua vita, la sua santità, la sua immensa fede e i numerosi miracoli che per sua intercessione si sono compiuti. Sono numerose le testimonianze in tutto il mondo su questo grande santo ed io stessa, nella mia famiglia, ho potuto sperimentare il suo potentissimo patrocinio. Saint Charbel è un santo libanese, una terra meravigliosa nominata più di 60 volte nella Bibbia. Una terra celebrata per la sua bellezza, i suoi cedri, i profumi, i paesaggi, le montagne. Una terra ricca di fede, di santuari con una grande devozione mariana, dove la Madonna è amata e continuamente invocata dal popolo libanese, venerata anche dai nostri fratelli musulmani con un amore speciale. Saint Charbel è un libanese maronita, cioè appartiene ad una comunità cattolica orientale perfettamente unita alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana ed è il gruppo cristiano più numeroso del Libano. I maroniti traggono il loro nome, le loro storiche origini da un prete eremita del IV secolo, San Marrone di Siria. Un santo di cui abbiamo notizie in particolare da Teodoreto, monaco e poi vescovo, che nella sua Storia dei monaci parla appunto di Marone, descrivendolo come eremita di vita austera, completamente immerso nella preghiera, grande taumaturgo e potente esorcista. I monaci di San Marone si distinsero in particolare per la tenace resistenza opposta alle eresie, testimoniando con il sangue la fedeltà alla pura dottrina cattolica. La Chiesa Maronita, ricordiamo, celebra ogni 31 luglio la festa di 350 monaci, discepoli di San Marone, che furono uccisi nel 517 per la loro fede. Quindi l'attaccamento alla fede cattolica e romana, a prezzo di qualsiasi sofferenza e persecuzione, è una delle caratteristiche dei maroniti, i quali difendono appassionatamente la perpetua ortodossia della loro comunità e l'ininterrotta comunione con la sede apostolica di Roma. I discepoli di San Marone furono il primo nucleo della Chiesa maronita. Per sfuggire alle invasioni arabe, i Maroniti abbandonarono le pianure della Siria e si rifugiarono sulle montagne del Libano, dove si sviluppò ulteriormente la loro comunità. Le montagne del Libano, appunto, grazie alla loro altitudine, davano appunto una maggiore sicurezza a queste comunità monastiche. Il nostro amato Saint Charbel, che ricordiamo si chiamava Youssef, Giuseppe, nasce a Bekaa Khafra, un piccolo villaggio sulle montagne, il più alto del Libano, oltre 1600 metri, da Antonio e Brigida, una famiglia devotissima, pia, cristiana, dedita al lavoro, alla preghiera, nobile, come tutti i libanesi, e molto generosa, attaccata alla famiglia, alle tradizioni e alla loro fede. Due zii di Saint Charbel, fratelli della madre, erano divenuti monaci e conducevano una vita solitaria nell'eremo di Sant'Antonio di Cossaia. La famiglia di Antonio e Brigida, benedetta veramente dal Signore e da numerosi figli, ebbe però un grave lutto. Antonio, il padre di Saint Charbel, che ricordiamo si chiamava Youssef, morì per una forte febbre e la madre Brigida rimase sola a crescere la sua famiglia. Si risposò dopo 2 anni, ma i figli del primo letto rimasero nella casa paterna per accudire appunto anche le terre, guidati dallo zio. In casa Youssef recitava ogni giorno con i familiari varie preghiere comuni e soprattutto il rosario sotto la guida dello zio o del fratello maggiore e spesso era invitato a ripetere dinanzi a tutti il brano del Vangelo che il sacerdote aveva letto nella messa del giorno. L'ex fidanzato di Wardé, la sorella di Youssef,
ci parla in questo modo di Saint Charbel da bambino. Era prudente e intelligente, spesso spiritoso. Malgrado ciò, detestava di immischiarsi con gli altri ragazzi. Era incline alla preghiera e alla devozione fin dall'infanzia. Anzi, gli era naturale questo amore e preferiva la solitudine. In chiesa stava in ginocchio, senza volgere in giro lo sguardo. A motivo della sua grande pietà e della sua inclinazione alla preghiera, all'assistenza alla messa e agli uffici e cerimonie liturgiche, e del suo desiderio di star lontano dalla gente, come anche della notorietà che s'era acquistata in mezzo a noi per la sua buona condotta, i ragazzi del villaggio lo soprannominarono il Santo. Si racconta che egli portava al pascolo una mucca, in un campo distante una mezz'ora da Becca Cafra, denominato El Bahis, un campo di proprietà della famiglia. Là c'era una specie di grotta che serviva di rifugio al pastorello durante la calura. Quando la bestia s'era saziata, Youssef le diceva all'orecchio: «Riposati qui, adesso è il mio turno e reciterò le mie preghiere». Il luogo perciò ebbe in seguito mutato il nome da El Bahis a El Qadis, che significa il santo, proprio in onore del santo che da bambino si recava in preghiera in questa grotta. Quindi la vita eremitica, come vediamo, cominciò per Youssef con l'età della ragione e diventò per lui una seconda natura. A domani con un'altra puntata della vita di Saint Charbel. Ave Maria.